stesso lavoro per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. La commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale dei rappresentanti CGIL, CISL e UIL nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro, per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto che, essendo non è stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante web TV ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento il 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Mi rivolgo alle organizzazioni collegate. C'è il consenso? Sì, penso di Sì. ok, perfetto. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità del lavoro sia assicurata mediante la web TV della Camera dei Deputati. Intervengono in collegamento da remoto in rappresentanza della CGIL, Susanna Camusso, responsabile per le politiche di genere, Giorgia De Rico, coordinatrice della Segreteria Generale delle Relazioni Istituzionali, in rappresentanza della CISL, Giulio Romani, segretario confederale, e Nicoletta Merlo, responsabile confederale per le politiche giovanili. In rappresentanza della UIL, Sonia Ostrica, responsabile del coordinamento pari opportunità. Ora vediamo chi sono poi presenti. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità, ricordo che ciascun udito ha a disposizione per il proprio intervento 10 minuti, in modo da consentire i successivi interventi da parte dei deputati interessati e la replica dei soggetti auditi. Do quindi la parola per la CGIL a Susanna Camusso. 10 minuti, grazie. Grazie, grazie Presidente, grazie di questa audizione informale. Vorrei premettere che molte delle cose che io dirò sono le cose convenute anche all'interno della Confederazione Europea dei Sindacati, quindi non sono solamente l'opinione delle organizzazioni nazionali, ma sono frutto di un lungo lavoro che la Confederazione Europea dei Sindacati ha svolto per ottenere che la Commissione producesse la proposta di direttiva che normalmente tra di noi chiamiamo trasparenza o transparency. Compreso che nel periodo, come dire, più difficile della pandemia che abbiamo vissuto l'anno scorso, ci fu molta mobilitazione promossa appunto dalla Confederazione Europea dei Sindacati, ma a cui parteciparono i nostri sindacati nazionali, perché sembrava che la Commissione avesse deciso di rinviare sine die questa direttiva. Quindi abbiamo salutato con favore la pubblicazione della proposta della direttiva, intendiamo sostenerla anche in coerenza con i principi del pilastro sociale, di cui peraltro si è recentemente discusso nel vertice di Oporto. Uno dei principi del pilastro sociale europeo è esattamente quello delle pari opportunità, della parità di trattamento e del contrasto alle discriminazioni. Ci pare che la direttiva, così come è costruita, sia coerente a questi principi, sia coerente alla Carta dei diritti fondamentali europei e sia anche coerente dal punto di vista della base giuridica, in riferimento all'articolo 157, paragrafo 3 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, è corretto ed appropriato. Sottolineo questo perché è sempre uno dei preliminari nella discussione delle proposte di direttiva europea. Credo meriti, nei minuti che ho a disposizione, ragionare dei due aspetti, le considerazioni che introducono l'articolato della direttiva e poi la direttiva stessa. In riferimento ai consideranda che precedono la direttiva e alla relazione introduttiva, noi condividiamo il fatto che
intervenire sulla parità retributiva non sia solo una questione di giustizia sul piano delle retribuzioni, ma sia anche una delle principali strumenti che si possono avere per favorire una effettiva presenza nel mercato del lavoro delle donne che abbia anche carattere di soddisfazione e valorizzazione del lavoro delle donne stesse. Non possiamo infatti trascurare che l'assenza di parità retributiva sia un elemento di svalorizzazione e anche di demotivazione alla partecipazione del mercato del lavoro. E così come non trascuriamo, lo sottolinea anche la proposta della Commissione, che la disparità salariale in arco di vita lavorativa diventa poi uno strumento di disparità anche del sistema previdenziale. Anzi, la disparità dal punto di vista previdenziale è ancora più alta nelle medie europee, oltre che nazionali, di quella che non sia sulle stesse retribuzioni. Per questo vorremmo sottolineare che la parità salariale è uno degli strumenti per intervenire rispetto alla disparità previdenziale, ce ne sono anche altri, primo dei quali la permanenza delle donne nel mercato del lavoro e la continuità delle loro carriere lavorative, oltre che l'annoso e non ancora risolto neanche nel nostro sistema nazionale, riconoscimento del lavoro di cura. La direttiva si propone sostanzialmente come obiettivo quello di intervenire attraverso la trasparenza delle retribuzioni, sulle disparità esistenti. E credo che sia utile sottolineare come l'articolo 5, che è quello, l'articolo 4, che è quello che indica le modalità con cui si possono determinare queste misure, si basa sulle indicazioni dell'articolo precedente, dell'articolo 3, che hanno una definizione di retribuzione con la quale conveniamo moltissimo, nel senso che si affronta come retribuzione l'insieme degli emolumenti, benefit, forme di pagamento in natura, così vengono definite, che compongono l'intero corredo di valutazione economica del lavoro che viene svolto e che è un criterio molto importante anche per noi, che pure abbiamo un nostro codice delle pari opportunità e quindi norme anche di verifica delle retribuzioni, ma appare molto importante perché supera il solo riferimento alla natura contrattuale delle retribuzioni o alla partizione della retribuzione oraria o annuale lorda per riferirsi all'insieme. E questo credo che sia un principio che vada sempre di più sottolineato perché interviene non solo sull'area delle definizioni contrattuali o delle definizioni concordate, ma anche sull'area delle elargizioni individuali. Insieme a questo, sottolineiamo l'importanza del fatto che si assuma il tema del lavoro di pari valore. Il lavoro di pari valore vuol dire che non semplicemente ciò che è classificato in un certo modo può essere paragonato, ma che bisogna determinare una classificazione che riguardi l'insieme dei lavori, onde non determinare delle ulteriori discriminazioni. E questo è il tema degli articoli dal 4 al 5, articoli su cui vorremmo però sottolineare che la definizione di criteri per indicare il pari valore è materia, come dire, ovviamente delicata. C'è una necessità che questa classificazione sia una classificazione compiuta insieme alle parti sociali e non sia in nessun modo affidata esclusivamente ai datori di lavoro, ma neanche interpretata, come dire, neutramente senza avere competenza sul mondo del lavoro stesso e le sue caratteristiche. Vengo adesso, perché il tempo scorre, a due obiezioni che abbiamo invece al testo della direttiva, anch'esse convenute con la Confederazione Europea dei Sindacati. La prima riferita alla dimensione di impresa. Ci sembra che 250 dipendenti sia una misura assolutamente eccessiva, ancor più perché non solo nel nostro paese, ma in generale in Europa, la dimensione delle imprese e la presenza di piccole e medie imprese è sempre più significativa. Questo vorrebbe dire escludere
includere tanta parte del mondo del lavoro e del lavoro delle donne in particolare. Quindi da questo punto di vista ci sembra che debba essere di molto abbassata la soglia di riferimento. Peraltro sappiamo che è in corso nella stessa Camera, che nella Commissione Lavoro, una discussione su proposte di legge che, intervenendo sul codice delle pari opportunità, si sono finalizzate anche ad abbassare la soglia delle comunicazioni per le nostre imprese. E quindi questa è la prima obiezione. La seconda obiezione è la genericità che si usa nella definizione di rappresentanti dei lavoratori. Qui c'è un problema che riguarda la premessa, la relazione di questa direttiva nella versione italiana, perché io in verità non ho trovato la stessa definizione nel testo inglese, che è quella che sarebbe il datore di lavoro che può nominare i suoi rappresentanti qualora non ce ne fossero. E questo è, come è evidente, in contrasto con tutte le convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nonché con tutte le norme sulla libertà sindacale, sia europee che nazionali. Ma al netto di quello che potrebbe essere però una svista grave della relazione, non si ritrova traccia nell'articolato della proposta di direttiva di questa definizione, ma c'è un riferimento generico ai rappresentanti dei lavoratori che noi, e come insieme alla Confederazione Europea dei Sindacati, vorremmo che invece fosse esplicitamente definita come le organizzazioni sindacali rappresentative, perché questa è l'unica modalità attraverso la quale si impedisce che sindacati di comodo o organizzazioni inesistenti possano, come dire, intervenire in materie che sono indubbiamente delicate. Non ho più tempo. L'ultimo elemento che vorrei però sottolineare, perché questo è un fondamento del diritto antidiscriminatorio europeo, ma è molto importante, è l'attenzione che viene data alla possibilità che la discriminazione di retribuzione possa essere intersezionata con altre discriminazioni, in particolare con il riferimento alle lavoratrici migranti. Ricordiamo che la direttiva comprende anche il lavoro domestico, tutti i settori, quindi tutte le tipologie possibili di attività lavorative. Crediamo che questa attenzione sia molto importante, perché sempre più è la discriminazione indiretta quella che agisce a determinare le disparità di condizioni. Grazie. Grazie a lei, do ora la parola per la CISL a Giulio Romano. Grazie per questa audizione. Anche per brevità, io mi sono collegato con un attimo di ritardo perché avevamo un problema con il link. E quindi non so quanto tempo ho a disposizione, ma cercherò di essere brevissimo perché Guardi, è gran 10 minuti. parte. Sì, beh, comunque diciamo le cose che prima di me ha detto Susanna Camusso sono già condivise nel testo che vi abbiamo presentato, che vi abbiamo inviato preliminarmente, ho chiesto di inviare preliminarmente, spero che l'abbiate ricevuto, e quindi cerco di essere breve dicendo che nella condivisione piena dei punti evidenziati, in particolare delle criticità che abbiamo rilevato anche noi rispetto alla dimensione delle aziende a cui si applicherebbe il dovere di verifica e di pianificazione, e quindi una dimensione che in Italia escluderebbe quasi il 75% dei lavoratori, quindi una dimensione decisamente rischia di invalidare i buoni auspici sotto cui nasce questa proposta di direttiva, che evidentemente invece è necessaria e utile. Mi limiterei a dire che, e quindi confermando poi proprio tutto quello che è stato detto rispetto agli articoli, al 4, al 5 e così via, mi limiterei a rilevare che per quanto riguarda la distribuzione effettiva dei lavoratori su cui riferire i divari retributivi, ci sembra che la proposta di direttiva non garantisca sufficiente trasparenza, perché i datori di lavoro possono decidere
in quali categorie suddividere la forza lavoro, determinare come calcolare i divari, eccetera, eccetera. Per cui riteniamo che lì ci sia bisogno di una modifica per fornire annualmente informazioni sui livelli retributivi effettivi suddivisi per sesso e per categoria di lavoratori e per l'organizzazione sul complesso. Poi pensiamo che nell'articolo 10 il riferimento alla protezione dei dati personali abbia bisogno di un ripensamento. Perché così come è fatta, di fatto rischia di limitare la trasparenza sulla rilevazione. E quindi riteniamo che in realtà si debba prevedere la non applicabilità del GDPR, insomma, dei diritti fondamentali agli interessi legittimi dei lavoratori garantiti da questa direttiva. Inoltre occorre che non vi sia restrizione al diritto dei lavoratori di discutere la loro esecuzione con il sindacato. Due ultime osservazioni. Tema relativo all'articolo 12 e all'articolo 27, cioè la difesa dei diritti sancito dal 12 e la contrattazione collettiva del 27. Crediamo che appunto vada inserito l'obbligo da parte del datore di lavoro di negoziare un piano per colmare il divario retributivo, cioè ci deve essere inserito l'obbligo per colmarlo e ovviamente in una trattativa con i sindacati. E questa questione della trattativa con i sindacati dovrebbe riguardare anche diciamo, la questione degli appalti previsti all'articolo 21, diminuendo anche qui il numero dei lavoratori previsto per le aziende assoggettate, 250 diciamo, limitazione eccessivamente ampia, e quindi occorrerebbe in realtà prevedere la norma per tutte le aziende. E immaginare che il gap retributivo del 5% quindi si applichi a tutto e che escludano la possibilità di appalti tutte le imprese che abbiano quel gap salariale o che rifiutino di contrattare con i sindacati la modalità per colmare il gap salariale, sempre dentro questa questione. Sull'articolo 13, in cui si fa riferimento a gruppi di lavoratori, pensiamo che si dovrebbe ipotizzare la possibilità di dar vita alle class action, che non è prevista dalla che non sono previste dalla direttiva e che risultano più efficaci nelle situazioni date. Per quanto riguarda le previsioni dell'articolo 25, pensiamo che gli organismi di parità debbano essere tripartiti e quindi coinvolgere attivamente anche i sindacati. E infine, come nota, osserviamo che la direttiva non si applica, non si occupa della disparità salariale nella libera professione, che ahi noi, nonostante il gap salariale ci sia evidentemente anche nel lavoro subordinato, per effetto di alcune questioni che bene ha rilevato Susanna prima di me, per esempio il fatto che all'interno del lavoro subordinato ci sono poi salari discrezionali e individuali che generano il gap a prescindere da tabelle salariali identiche, però certamente il gap salariale sulla libera professione risulta essere ancora più elevato di quello a cui noi assistiamo nel lavoro subordinato. Ecco, sono stato brevissimo, ma proprio perché è inutile Grazie. ripetere ciò che è già stato detto, e passo con le Grazie. Do la parola ora per la Will a Sonia Ostrica. Prego. Grazie, buongiorno, grazie per questa audizione. Anch'io, come chi mi ha preceduto, mi accodo alla considerazione che molte cose sono state già dette, per cui cercherò di essere brevissima.
Partirò, diciamo, dalla considerazione che la consapevolezza del divario di genere non è nuova né per noi né per l'Europa, e che la questione è diventata ancora più grande a causa della pandemia, che ha però evidenziato una delle prioritarie cause della disparità salariale, ovvero l'eccesso, l'ineguale distribuzione dei compiti di assistenza e cura. E quindi non si può affrontare il gap salariale senza far riferimento, almeno, nella logica della predisposizione delle azioni, ad una necessità di rivedere l'emersione dei dati retributivi collegandoli a quelli che sono le fruizioni di permessi e congedi di natura parentale e familiare. Rilevo anche che c'è una questione rispetto alla non disponibilità acclarata ovunque da parte dei datori di lavoro nel fornire le indicazioni relative alle retribuzioni individuali, perché c'è un malinteso obbligo da parte dei datori di lavoro di riferirsi a questioni collegate alla privacy. Noi preferiremmo che questa parte fosse messa maggiormente in chiaro nella direttiva, perché questi sono dati che dovrebbero essere considerati oggettivi, soprattutto se propedeutici all'attivazione di una procedura risarcitoria o riparatoria. Anch'io ricordo che le battaglie che abbiamo fatto come sindacati confederali CGIL, CISL, UIL, su sollecitazione della Confederazione Europea dei Sindacali, hanno contribuito a che questa direttiva poi venisse rimessa in agenda. E diciamo, vorrei anche far presente che l'importanza di trovare nuovi strumenti per aggredire questa disuguaglianza diventa evidente se pensiamo che in assenza di strumenti la parità retributiva si raggiungerebbe in Italia tra 53 anni, cioè nel 2074, ma in Europa sarebbe ben più lunga da vedersi, perché arriveremmo nel 1104, quindi ci vorrebbe una media di 83 anni per arrivare ad una vera parità. Vera parità che noi vorremmo che si considerasse non soltanto dal punto di vista retributivo come strumento, ma come obiettivo, ed è un obiettivo che si basa sul presupposto di una piena occupazione delle donne con un lavoro regolare a tempo pieno, con diritti che siano definiti in chiaro, con la possibilità dell'emersione di tutte le voci salariali che per esempio nel privato vengono definite con i super minimi. Ma che non possono prescindere da un lavoro che deve essere fatto insieme a un'attenzione con un sistema di infrastrutture sociali. Abbiamo condiviso del lavoro fatto dal Ministero del Lavoro, il nucleo di valutazione, la possibilità che l'accesso ai dati retributivi sia favorito attraverso il pagamento di un piccolo costo. D'altro canto si fa così già adesso quando si chiede l'accesso agli atti, quindi se questo è un pretesto che si può evitare, ben venga anche la possibilità di prevedere un piccolo costo. La riparametrazione e il risarcimento a cui la dipendente chiede accesso attraverso l'accesso ai dati deve essere ribadito come un concetto attinente il diritto e non una opzione e non una possibilità. Siamo anche favorevoli a che, per esempio, si possano semplificare i modi e ridurre i tempi per poter ottenere questi dati, e questo si può ottenere diciamo, il conferimento dei dati da parte dei datori di lavoro può essere facilitato anche attraverso il fatto che una relazione sia chiesta alle aziende di maggior consistenza numerica, con maggior numero di addetti, ma poi si possa ottenere anche dalle più piccole, facilitando per esempio l'inserimento di soli dati amministrativi. Questo nella direttiva c'è e noi lo consideriamo un buon passaggio. Condivido con i miei colleghi la considerazione che 250 dipendenti è un target troppo elevato. Negli 8 disegni di legge che sono attualmente in discussione e su cui siamo stati auditi, ce n'è uno che addirittura parla di un livello che poi comporta, da cui scatta l'obbligo,
che parla di un numero di addetti di 15 dipendenti. Quindi diciamo che per noi questo diventa una condizione dirimente. Bene, il riferimento nella direttiva alla necessità di un cambiamento culturale che può essere indotto e supportato da questa direttiva, bene la formula del mantenimento delle condizioni di miglior favore, qualche perplessità rispetto al richiamo e alla revisione del riordino degli organismi di parità. Noi vorremmo che sia chiaro sin da subito che per noi è atteso un miglioramento ed ampliamento delle prerogative, non una riduzione, come purtroppo può succedere quando ci si mette mano a qualcosa, ma soprattutto il miglioramento e l'ampliamento delle attribuzioni dei comitati, degli organismi di parità, dovrebbe comprendere anche un aspetto di natura economica, che spesso è quello che fa la differenza tra la possibilità di intervento o meno degli stessi organismi di parità. Rispetto alle riserve espresse dai miei colleghi, per quello che riguarda le indicazioni già fornite dalla CES, assolutamente condivido al 100% le preoccupazioni rispetto alla terminologia usata. Quindi, invece di parti sociali e sindacati, rappresentanti dei lavoratori, noi abbiamo già il nostro statuto dei lavoratori che parla di sindacati di comodo. Vorremmo evitare che questo possa ritornare quando noi lo diamo per scontato e speriamo che non torni mai più. Concordo anche con quanto già detto dalla CES dei miei colleghi su quali posti di lavoro possono essere confrontati, cioè non può essere una libera interpretazione del datore di lavoro decidere quali attività possono essere paragonate per verificare se esista o meno un differenziale salariale. E quindi è chiaro che ci vogliono criteri oggettivi per ridurre al minimo i criteri di marginalità. Resta comunque la necessità di pensare che questo gender gap non è una eredità ed una condizione che noi troviamo soltanto nel sistema nel mondo del lavoro privato, perché ahimè esiste anche nel mondo pubblico, quindi bene che questa commissione che riguarda lavoro pubblico e privato cominci a ragionare anche di come affrontare il gender gap, che è difficile da aggredire anche nel pubblico impiego e che si manifesta soprattutto in termini di carriera, ma non solo, perché anche lì la differente possibilità di fornire una prestazione lavorativa in orari meglio remunerati o con disponibilità maggiori, dipende da quanto questo paese riesce a sostenere l'attività delle donne e quindi ad alleggerirle dal già richiamato onere maggiore in termini di assistenza e cura. Quindi diciamo che la parità, la vera parità dovrebbe essere l'obiettivo e l'allineamento alle aree delle retribuzioni dovrebbe essere inteso come uno strumento indispensabile, ma uno strumento che noi dobbiamo poter avere. Manca una questione, forse si dà un pochino per scontata, ma io vorrei che fosse messa all'attenzione. Il lavoratore che decida di avviare un procedimento deve avere la garanzia che è messa in chiaro che non sia soggettabile a ritorsioni sul posto di lavoro, perché questa è una delle ragioni per le quali molti lavoratori e soprattutto lavoratrici spesso rinunciano a rivendicare quanto è il loro diritto perché temono che possano peggiorare le condizioni di lavoro. Noi abbiamo un gap salariale molto ampio. Su dati INPS, che sono dati reali, noi abbiamo verificato sul 2020 che esiste un differenziale che va dal 20%, che udite udite si ritrova nei livelli dirigenziali, e che parliamo di mondo del lavoro privato, e arriva però almeno 41% che è il differenziale tra operai ed operaie. Questi sono numeri che ci rendono assolutamente indispensabile dover sostenere, velocizzare e favorire il recepimento di questa direttiva anche in Italia, fermo restando il mantenimento delle condizioni di miglior favore che noi già abbiamo, perché questo sicuramente può aiutarci ad avere un Mi migliore scusi, la pregherei di avviarsi alle conclusioni. rendimento in Europa e a trascinamento anche nel nostro paese. Grazie. Grazie a lei. Chiedo ai colleghi se vogliono intervenire. Ho già iscritta la collega Cantone. Prego, ha la parola. Sì, grazie Presidente. Io ho ascoltato tutti e tre gli auditi.
Comincio dall'intervento di Susanna Camusso, che saluto affettuosamente, perché le obiezioni che la Camusso ha posto mi convincono. In particolare, insomma, stringo un po', però mi sembrava che in particolare noi abbiamo bisogno di ragionare sulla dimensione d'impresa, perché se è vero che nel nostro paese più dell'80% sono piccole e medie imprese, se poi ci aggiungiamo gli appalti ancora di più, noi dobbiamo assolutamente tenerne conto, così come dobbiamo tenere conto del ruolo della rappresentanza sindacale dal ruolo contrattuale. E in questo senso anche aiutare a rafforzare la nostra idea che abbiamo per evitare le discriminazioni. Quindi adesso cito solo questi tre punti, però mi ha convinto molto, mi hanno convinto molto gli argomenti che Susanna ha posto. Poi avremo la memoria scritta di tutte e tre gli auditi, perché dovremo valutare attentamente le criticità poste e secondo me molte delle criticità poste devono assolutamente trovare una soluzione positiva. Parlo delle criticità poste da tutti e tre gli auditi, anche se il filone è unico, perché sulla parità salariale CGIL e CISUI ne hanno discusso parecchio negli ultimi anni. E comunque noi dobbiamo anche raccordarci alle direttive europee, quelle che sono state in modo particolare condivise con la CES, ne hanno parlato sia Susanna nel suo lungo intervento, ma anche Romani e la Ostrica. Quindi poi nelle memorie scritte che ci presenterete le valuteremo appunto con più attenzione. E, dicevo, la direttiva europea in modo particolare ha tutti quei ragionamenti condivisi con la CES, perché la concreta parità salariale riguarda tutti i paesi europei, non riguarda soltanto purtroppo il nostro paese. E come diceva Susanna, l'impegno sindacale a livello europeo è costante, importante, e noi ne dobbiamo tenere conto, perché il lavoro fatto dalla CES è molto importante con l'aiuto delle tre organizzazioni sindacali italiane. Questa PDL deve assolutamente avere un taglio chiaro, e il taglio deve essere quello di rappresentare veramente le necessità che ha il nostro sistema produttivo, il modello d'impresa di tutti i settori, per capire bene cosa dobbiamo proporre per un'effettiva rappresentanza sindacale. Non a caso noi abbiamo fatto una proposta aperta, no? Come si è visto all'interno della commissione, tutte le forze politiche ne abbiamo discusso parecchio, abbiamo audito parecchie personalità del mondo del lavoro. E questa audizione di oggi ci impegna ancora di più a far sì che con i documenti che ci manderete sicuramente troveremo una soluzione per superare le criticità e tenere conto di quello che voi ci avete posto. Grazie comunque per il contributo che ci avete dato, che per noi è molto importante. Grazie all'onorevole Cantone. Ha chiesto la parola all'onorevole Viscomi, prego. Sì, grazie Presidente, grazie agli auditi e alle organizzazioni sindacali. Sarò estremamente sintetico, anche se gli spunti suggeriti dagli interventi sono veramente notevoli, così come notevoli sono i problemi posti da una proposta di direttiva composta da 33 articoli. Io chiederei, se possibile, un approfondimento qui in sede di risposta, mi rendo conto limitato, ma soprattutto nelle memorie che sicuramente saranno consegnate, un approfondimento su due o tre questioni. La prima questione riguarda l'articolo 4, laddove si parla di valutare e confrontare il valore del lavoro. Credo che sia il punto più delicato da questo punto, nell'ambito, nel contesto della direttiva, e in definitiva è il baricentro, questa possibilità di valutare e confrontare il valore del lavoro, ma i criteri ivi indicati mi sembrano alquanto generici, o sono quegli oggettivi della collocazione contrattuale nell'inquadramento contrattuale,
ma sappiamo che non è sufficiente a contenere o a contrastare fenomeni di differenziazione salariale non giustificata, oppure elementi abbastanza eterei, quali l'impegno, la responsabilità e così via. Quindi credo che ci troviamo anche qui di fronte alla difficoltà che conosciamo bene, che parte per noi dall'articolo 36, la quantità e la qualità del lavoro prestato, e sappiamo bene la giurisprudenza nel corso del tempo quante volte ha affinato il tiro su questa questione. Quindi credo che questo sia un punto che forse merita veramente un'osservazione anche per chi chiama in causa il ruolo del sindacato in azienda, sul quale tornerò fra poco. Segnalo anche un secondo punto sul quale chiedere un approfondimento, che è l'organismo di monitoraggio previsto dall'articolo 26, che dovrebbe essere un po' non solo un monitoraggio, come dire, passivo, no? Una raccolta di dati, un'elaborazione, ma credo anche un ruolo attivo. Penso ad esempio che l'organismo di monitoraggio debba dare degli indirizzi per la raccolta dei dati statistici, altrimenti avremo informazioni difficilmente leggibili in modo contestuale. Allora, da questo punto di vista, non parlo dei profili processuali, che pure invece meriterebbero, e chiedo alle organizzazioni sindacali uno specifico approfondimento sui profili processuali della direttiva, che tendiamo a trascurare, ma mi sembra che siano state già indicate sul problema della difficoltà della singola lavoratrice di accedere alla tutela giudiziaria, ma su questo sono problemi un po' più intensi, perché riguardano sia gli strumenti processuali, penso ai decreti ingiuntivi introdotti da una delle norme del cui numero non ricordo, penso all'inversione dell'onere della prova, una serie di elementi sui quali forse vale la pena prestare attenzione, perché poi una ricaduta giurisprudenziale c'è sempre, dicevo. Ma mettendo da parte questi problemi, l'elemento metodologico che a me colpisce, piace, è questa reiterazione di una valutazione congiunta. Allora chiedo alle organizzazioni sindacali: non è forse giunto finalmente il momento in questo paese per iniziare a parlare di partecipazione? Perché alla fine dei conti, se non c'è, come dire, un'azione congiunta a livello aziendale, se non c'è un operato congiunto delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali che vada al di là ed oltre del mero dialogo sociale, dell'informazione, del confronto, ma inizi anche a ragionare in chiave di partecipazione, io credo che qualunque proposta di direttiva che noi possiamo accogliere positivamente e implementare nel nostro ordinamento rischia di scontrarsi con la realtà dei fatti. L'assenza del sindacato nelle piccole e medie imprese, quindi quel 250 che deve essere modificato, ma al tempo stesso la necessità di avere momenti e luoghi di partecipazione effettiva nell'organizzazione della vita aziendale. Grazie. Grazie onorevole Viscomi. Se non ci sono altri colleghi che intendono intervenire, cederei la parola nello stesso ordine per la replica ai rappresentanti di CGIL, CISL e UIL, pregandoli di mantenersi nei 3 minuti ciascuno. Passo la parola quindi al segretario Camusso, approfitto anche io per salutarla. Prego. Grazie, ricambio i saluti, saluto con affetto Carla Cantone. Gli approfondimenti che ci ha chiesto in particolare l'onorevole Viscomi, è complesso ridurli in 3 minuti. Quello che forse possiamo fare è implementare la memoria sulla proposta di direttiva che vi invieremo nelle prossime ore. Credo che sia importante tener conto delle obiezioni che noi abbiamo fatto alla direttiva unitamente alla Confederazione Europea dei Sindacati, perché questo, come sapete, si traduce anche in un'azione della Confederazione Europea poi di emendamento in sede di dibattito parlamentare europeo. Non c'è dubbio che l'articolo 4 è quello su cui abbiamo bisogno di lavorare di più per costruire, come dire, l'equivalenza, anche considerando che la proposta di direttiva dice che non è esclusivamente nel singolo luogo di lavoro che c'è il paragonare l'equivalenza di valore. Proprio per questo io credo che ci debba essere una definizione che, oltre a essere quella dei contratti nazionali di lavoro, però riguardi una relazione con le parti in causa. Sul tema della partecipazione credo che venga sfondata, per quel che riguarda CGIL e CISL e UIL, una porta aperta. Vorrei dire che già nell'accordo interconfederale noto come patto della fabbrica c'erano tutte le indicazioni della necessità di procedere alla partecipazione. Se non hanno, come dire, avuto seguito, non è per responsabilità delle organizzazioni
organizzazioni sindacali, e da questo punto di vista la frantumazione del sistema di impresa è uno degli elementi di difficoltà, una delle ragioni che ci porta ad insistere sul fatto che siano le organizzazioni sindacali e non generiche rappresentanze dei lavoratori che possono agire sia la tutela in giudizio delle lavoratrici che l'azione sindacale e contrattuale per i piani di azione. Però mi riservo, come dire, come organizzazione di inviare cose più approfondite nella memoria. Grazie. Darei la parola adesso a Giulio Romani, prego. Anche per noi la memoria già contiene alcuni spunti. Mi soffermo su quanto detto sull'articolo 4 in particolare. Siamo d'accordo sul fatto che stabilire la parità di valore è operazione molto complessa e che ha necessità di condivisione a monte e non a valle, evidentemente. Quindi chiaramente deve vedere coinvolte le rappresentanze dei lavoratori, ma do una risposta a questo punto di vista lapidario, ma diciamo nella tradizione della mia organizzazione. Noi riteniamo che dovrebbe esserci partecipazione, coinvolgimento bilaterale, aziende, sindacati, quantomeno nelle compliance e nelle commissioni politiche retributive di tutte le imprese. Ma questa è un'opinione abbastanza nota e abbastanza radicata, e quindi non posso che confermare che certamente una soluzione che da seguire dovrebbe essere quella. Altrettanto io credo che la partita della sostenibilità che si sta giocando in tutta Europa, anche in relazione agli investimenti legati ai piani nazionali di rilancio e resilienza, dovrebbe essere una partita che, oltre a riguardare l'ambiente, riguardasse tutti gli aspetti della sostenibilità, e uno degli aspetti della sostenibilità dovrebbe essere esattamente quello della parità di genere e della parità retributiva, perché è evidente che la disparità contribuisce all'insostenibilità dal punto di vista economico e sociale delle politiche che si mettono in campo, e credo che si dovrebbero attivare anche rispetto a questo tema, cioè quello della sostenibilità dell'azione delle imprese, sia strumenti di verifica e controllo partecipati, sia strumenti di sanzione o di incentivo ai comportamenti delle imprese. Ma questo, diciamo, è appunto un approfondimento che in tre minuti non si riesce a fare, ma che certamente è molto importante. Per il resto credo che siano già state dette le cose, anche nell'intervento, insomma, sono state ribadite le cose che già avevamo apprezzato. Grazie. Grazie. Ora la parola a Sonia Ostrica, prego. Allora, io ovviamente, come dire, oste e buono il vino, è chiaro che considero assolutamente positivo un confronto che soprattutto è la condizione principale per evitare il conflitto. È chiaro che quando c'è una disparità e quando c'è una grande disparità che viene vissuta male, soprattutto perché oltre al danno economico si evidenzia un danno sociale, un danno personale, un danno di credibilità, un danno, diciamo, che porta in particolare donne a rischiare di credere di meno in se stesse, è chiaro che poi si finisce in un conflitto. Mentre la gestione del conflitto effettuata e prevenuta attraverso il confronto dovrebbe essere uno strumento condiviso più che una richiesta sindacale, e quindi accogliamo assolutamente con grande tranquillità e serenità la possibilità che questo diventi un obiettivo condiviso tra parti e controparti. Resta comunque la necessità di avere chiaro che in qualsiasi valutazione si faccia rispetto al lavoro e alle differenze e discriminazioni che ne derivano,
non si può prescindere da un dato che più che oggettivo è soggettivo. Finché continueremo a valutare il lavoro in termini di quantità, e quindi quante ore, quanti giorni, quanto prodotto, quanta produzione, e non cominceremo a valutare l'equivalenza del lavoro anche in termini di qualità, è chiaro che le donne risulteranno sempre danneggiate, perché è indiscutibile che la quantità del lavoro delle donne rischia di essere sempre quantitativamente inferiore al lavoro prestato da chi non ha sulle spalle altri oneri derivanti da quello di cui parlavo prima, cioè dalla diseguale distribuzione dei compiti di assistenza e cura. Quindi anche qui assolutamente positivo l'intento, tenendo conto che nei criteri per valutare un lavoro di pari valore bisogna che sia inserito e rientri anche la qualità del lavoro svolto. Questo aiuterebbe sicuramente le donne e farebbe anche emergere tanti di quei differenziali che non risultano perché collegati a disponibilità che vedono comunque grandi diversità tra uomini e donne sui posti di lavoro. La nostra memoria sarà integrata con queste vostre richieste e siamo comunque pronti a continuare questo confronto, tenendo conto che ribadisco il fatto che noi abbiamo 8 proposte di DDL all'esame per quello che riguarda la dimensione di impresa e le procedure, potrebbe anche aiutarci a modificare in meglio la direttiva europea. Ovviamente contribuiamo tutti ad un risultato di miglior favore, quindi anche in questo caso speriamo di poterlo fare. Grazie, ringrazio i nostri ospiti, li saluto e dichiaro conclusa l'audizione. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie a voi, buona serata. Grazie a tutti, arrivederci. Di nuovo.
stata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti dell'Associazione Donne Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, IDDA, e della Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, CIDA, nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 marzo scorso. Avverto che, essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della Giunta per il Regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Intervengono in collegamento da remoto in rappresentanza di AIDDA Antonella Giachetti, presidente nazionale, Tiziana Vallone, vicepresidente, e Sandra Miotto, consigliera nazionale. In rappresentanza della CIDA, Licia Cianfriglia, vicepresidente, e Teresa Lavanga, direttrice. Nel ringraziare i nostri ospiti per la disponibilità, ricordo che ciascun audito ha a disposizione per il proprio intervento 10 minuti, in modo da consentire i successivi interventi da parte dei deputati interessati e la replica degli auditi. Cederei quindi la parola per l'Associazione Donne Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda ad Antonella Giachetti. Prego, la parola. Buonasera, ringrazio dell'invito. Mi scuso per aver mandato solo stamani una brevissima memoria che è frutto di una sintetica consultazione all'interno. Abbiamo tre punti di premessa che secondo noi sono due dei quali molto importanti. Ad esempio, il primo è che si debba essere fortemente consapevoli che la discriminazione salariale che si riscontra fra uomini e donne è diffusa scaturisce dalla convinzione della minore capacità di efficienza lavorativa e da una minore stima del lavoro femminile, che trovano le radici in obiettive maggiori difficoltà che le donne incontrano quando si affacciano al mondo del lavoro. Quindi ripuntualizziamo che possiamo fare tutti gli interventi che vogliamo, ma per essere pregiudiziale, un ingrosso, non so se questo è neanche la sede, però ribadiamo l'importanza delle infrastrutture sociali e un'organizzazione sociale e anche culturale che inquadrano il lavoro di cura in una dimensione trasversale fra gli uomini e le donne, perché senza rimuovere questo paradigma di pensiero avremo comunque sempre grande difficoltà da parte delle donne, soprattutto quelle che non hanno una collocazione economica più alta, ad essere allineate con le prestazioni che possono dare il mondo maschile. Seconda osservazione, premessa: riteniamo che sia fondamentale che i meccanismi che vengono ipotizzati, le norme che vengono messe in atto, tengano conto che siano da applicarsi a tutte le dimensioni aziendali, cioè non solo alle grandi. Cioè, noi sottolineiamo l'importanza di monitorare anche il mondo delle PMI, perché è anche là che si annidano spesso situazioni di disparità consistente. Poi abbiamo fatto una riflessione che lasciamo così, tenuto conto di quello che è stato il cambiamento inferto dalla pandemia, che anche nella modalità organizzativa del lavoro, valutare per le donne inquadrate a livelli dirigenziali la possibilità di, per non rallentare o arretrare la propria carriera durante la maternità, che possa essere vista una forma volontaria di mantenimento di un collegamento da remoto parziale, per raggiungere gli obiettivi che le donne in quell'inquadramento
ambiscono. I tempi di assenza spesso, soprattutto nei livelli più alti di inquadramento, penalizzano fortemente le donne anche da un punto di vista sia salariale ma anche di accrescita della carriera. Queste sono le premesse e i suggerimenti. Ci sembra molto importante avviare una procedura efficace di segnalazione da interagire fra le dipendenti delle aziende e le consigliere di parità, perché riteniamo che il discorso sulla trasparenza del fare delle documentazioni, dare un obbligo di documentazione a carico delle imprese può essere innanzitutto poi deve essere comunque verificato, ma poi possa, soprattutto per le piccole, visto la nostra premessa che noi vorremmo essere estesi gli ambiti normativi a tutti i livelli di imprese, per le piccole può essere un costo non indifferente. Quindi prevedere una procedura di segnalazione alle consigliere di parità per tutte le dimensioni di aziende. Secondo luogo, dotare le consigliere di parità di adeguati fondi, perché ci sembra limitativo che venga attribuito fondi attraverso il raccoglimento delle multe. E ci proviamo a dire, beh, potrebbero essere ricercati anche nell'ambito del PNRR. Questa è una delle priorità trasversali del piano nazionale, quella della inclusione femminile, e questo è uno aspetto importante nell'ambito dell'inclusione femminile, la parità di genere salariale. Quindi ribadiamo la necessità dei poteri di controllo, oltre che il meccanismo di segnalazione, anche prevedere dei meccanismi di controllo nei confronti di ogni dimensione aziendale. L'introduzione aspetti premiali non solo per le aziende che possono certificare la parità retributiva al loro interno, non solo da un punto di vista dell'accesso privilegiato a gare di appalto pubblico, ma di comunque di ogni tipo di gara, ma anche l'introduzione di aspetti premiali da un punto di vista fiscale. Potrebbero essere inseriti dei crediti d'imposta o altri meccanismi collegati alla dimensione delle retribuzioni femminili che sono state equiparate, ad esempio, a quelle maschili. Infine, noi indichiamo come suggerimento dotare l'organismo di vigilanza di forti funzioni di formazione delle imprese. Riteniamo che un altro delle gap degli stereotipi di genere che ci sono è che la donna con la maternità si allontani o comunque perda una sua incisività nel lavoro. In realtà, dopo la maternità, le donne è come se avessero accresciuto le loro capacità organizzative e decisionali. La maternità è un master alla fine, e quindi dovrebbe esserci un'attività formativa sia anche proprio per le aziende, affinché si precisasse quanto la donna comunque può essere importante al di là della sua funzione di maternità alle aziende, anzi, possa essere ancora più efficiente. Io non so se la nostra Tiziana Vallone, che è anche dedicata a questo settore all'interno di AIDA, io mi scuso perché non sono ferrata in materia, però questi erano i focus point più interessanti per noi. Se hai da dire qualcosa, Tiziana, non lo so, per nei 10 minuti che ci ha riservato l'associazione. Grazie. Buongiorno. Allora, Grazie, prego. come già Quando abbiamo anticipato ancora 2 minuti? 2 minuti, dalla prego. Presidente Giachetti, limito il mio intervento a rafforzare quelli che per noi sono i punti più rilevanti, ovvero un focus particolare sul rafforzamento delle infrastrutture, altrettanto focus su quello che è l'importanza della formazione, quindi il raggiungimento di un rapporto virtuoso che si possa instaurare tra le consigliere di parità e le aziende. Questo in un'ottica di cambiamento culturale da questo punto di vista.
Infine, ma più importante, rafforzare il ruolo delle consigliere di parità e far sì che possano avere una struttura che possa essere realmente operativa, questo quindi consentendo anche tramite dotazione di fondi e anche dei compensi adeguati uno svolgimento di attività che possa essere efficace. Quindi da questo punto di vista il focus è proprio sul ruolo delle consigliere di parità, che va rafforzato, ma allo stesso tempo come dire, dotato di maggiori mezzi. Ecco. Grazie. E cedo quindi la parola qui, ecco qua, do la parola alla Confederazione Italiana dei Dirigenti delle Alte Professionalità, CIDA, a Lilia Cianfriglia. Grazie Presidente, ringrazio a nome di CIDA la Confederazione Italiana dei Dirigenti di Azienda Pubblica e Privata delle Alte Professionalità per questo invito. È un tema questo sul quale la CIDA è impegnata da anni, sono importanti interventi normativi come questo della direttiva che ci si propone. Naturalmente siamo anche consapevoli che non si esce dal problema soltanto con le norme, non c'è alcuna norma nel nostro paese che non sancisca pari opportunità, né norme di legge né norme pattizie, e tuttavia i dati di realtà ci riportano di una segregazione orizzontale e verticale che penalizza il lavoro femminile e che al tempo stesso priva l'economia del nostro paese di una forza lavoro che invece sarebbe preziosa in funzione dello sviluppo. Dunque noi riteniamo che sia necessario agire su un piano culturale per fugare questi stereotipi legati al genere che sono ancora fortemente pervasivi, che bisogna agire sul piano della formazione. I nostri ragazzi e le nostre ragazze fanno ancora delle scelte che spesso sono dettate, troppo spesso sono dettate da pregiudizi di genere, quindi abbiamo una carenza di laureate STEM, che poi sono quelle che sono più richieste dal nostro mondo del lavoro. Poi tutto questo ovviamente si riflette anche sulla questione della parità, della mancata parità retributiva. Mancata parità retributiva che secondo l'Inclusion Impact Index, che è stato rilasciato da Valore D insieme al Politecnico di Milano, stima una differenziale tra la retribuzione annua lorda delle donne e quella degli uomini pari almeno 5,8% nel caso degli impiegati e degli operai, ma che per i livelli dirigenziali che noi rappresentiamo arriva fino a superare il 12%. Quindi trasparenza è sicuramente un fattore importante, però anche le misure di conciliazione affrontate nel senso di un problema che non riguarda solo le donne, ma affrontate in maniera trasversale come problema che riguarda uomini e donne, nel senso che i carichi di lavoro aggiuntivi, la cura della famiglia, dei bambini e anche degli anziani, delle persone non autosufficienti, devono essere considerate come un problema non solo femminile, ma come un problema sociale e che riguarda ogni genere di persone. E quindi interventi sui nidi aziendali e su tutte queste misure che possono essere a sostegno. Vengo alla questione specifica, ai temi della direttiva. Ovviamente è molto importante la modalità con la quale si calcola il divario retributivo di genere, quindi ci vede favorevoli la definizione articolata che ritroviamo nell'articolo 3 della direttiva, di cui appunto apprezziamo il dettaglio, come pure anche il successivo articolo che fa riferimento al concetto di lavoro di pari valore, che naturalmente richiede di essere declinato in maniera precisa con dei criteri che nella loro appunto definizione noi riteniamo debbano coinvolgere ovviamente anche le parti sociali. E è importante infatti che nel calcolare il reddito complessivo si tenga conto di tutte le voci retributive, ma anche di quei benefit ai quali si può accedere a seconda che si ricopra particolari posizioni di lavoro. Rispetto alla tematica affrontata dalla direttiva, riteniamo anche che si debba tenere in equilibrio la trasparenza anche con la questione della privacy,
perché in molti paesi e soprattutto anche nel nostro parlare di salario con riferimento a persone specifiche costituisce ancora un'informazione estremamente riservata. Dunque bisogna operare nel senso della trasparenza mantenendo però un equilibrio con la privacy per evitare che questo non diventi un fenomeno che invece di agire positivamente sull'organizzazione, sul clima e quindi poi positivamente rispetto alla convergenza verso l'alto dei salari femminili non agisca invece in senso contrario. L'altro elemento di attenzione che vogliamo porre è quello di evitare che un'eccessiva burocratizzazione della trasparenza con la richiesta di reportistiche e di documenti, oltre a essere qualcosa di appunto vuotamente burocratico, poi non sia un eccessivo onere amministrativo che ricade poi proprio sulle figure dirigenziali, sia in senso di onere dal punto di vista quantitativo del lavoro, ma anche nel senso del rischio, cioè della responsabilità datoriale che ricade con il trattamento dei dati così personali, quali sono i dati retributivi. E allora noi riteniamo che l'intervento debba essere prioritariamente incentrato su quelle misure che riguardano la neutralità di genere nelle classificazioni delle mansioni dei lavori e anche delle classificazioni delle offerte di lavoro, così come ritroviamo nell'articolo 5. Siamo favorevoli naturalmente a queste alle norme che prevedono audit periodici sulle retribuzioni, rapporti con quelle misure di cui dicevo prima, però riteniamo fondamentale che questa trasparenza non sia spinta fino al punto da garantire il diritto di accedere a informazioni che riguardino individui specifici all'interno dell'azienda. Noi riteniamo che queste misure debbano avere l'obiettivo di identificare come l'azienda a livello aggregato si comporta in termini di parità retributiva e non consentire specifici confronti individuali che potrebbero essere da un lato dannosi per la privacy della persona interessata e dall'altro avere un impatto negativo sul livello generale di soddisfazione del lavoro. Queste sono le nostre posizioni e argomentazioni che abbiamo anche già portato a livello europeo attraverso la nostra confederazione, la CEC, la Confederazione Europea dei Manager, nei confronti della Commissione Europea, che ovviamente coerentemente riportiamo anche in questo contesto nazionale. Solo per concludere, brevemente vorrei far cenno ad un altro aspetto che ci sembra che la direttiva trascuri, cioè che nel nostro paese, più che in altre economie avanzate, oltre al lavoro dipendente a cui si riferisce la direttiva, in larga parte il lavoro è autonomo, potremmo dire lavoro indipendente. E dunque noi riteniamo che per raggiungere l'obiettivo della parità di opportunità in ambito lavorativo, oltre che quello della parità retributiva, forme di report, di indagine, di audit debbano in qualche modo essere effettuate anche in questi contesti, in questi ambiti di lavoro, di cui riconosciamo la difficoltà ovviamente, proprio per le loro specificità e per le caratteristiche diverse, ma che però non possono essere trascurate dato il volume, la quantità di lavoro di questo tipo che sempre più ritracciamo all'interno del nostro sistema economico. Nel documento che poi abbiamo presentato, che esamina in maniera più dettagliata quanto io ho sinteticamente esposto, riportiamo anche alcune esperienze significative del nostro impegno su questi temi ad opera delle federazioni maggiori della nostra confederazione. Cito ad esempio l'impegno alle parità retributiva tra donne e uomini manager che possiamo rintracciare nell'ultimo contratto che è stato siglato della Federmanager e Confindustria per i dirigenti industriali, come pure il fatto che Manager Italia, l'altra nostra grande confederazione dei manager dell'industria, del turismo, del terziario avanzato, sta sostenendo e ha promosso nei mesi scorsi e che conferisce proprio su questi temi, che conferisce alle consigliere della parità un ruolo attivo di vigilanza e di consulenza positiva, che noi riteniamo possa essere stimolare in maniera efficace comportamenti virtuosi da parte delle imprese, più efficaci che non obbligare le aziende a riempire dei rapporti che poi spesso nessuno legge. Grazie. Grazie, la ringrazio. Allora, se ci sono domande da parte dei deputati, sia quelli collegati sia quelli in aula, non ci sono. Ah, ci sono, chiedo scusa, non l'avevo visto.
Grazie Presidente. Onorevole Morelli, prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio le audite per l'intervento e per naturalmente le riflessioni che approfondiremo di più nelle memorie che ci hanno lasciato. Però in particolare avevo una domanda a tutte e due le audite sulle consigliere di parità. Entrambe hanno sottolineato l'importanza di aumentare quelli che sono i fondi per il lavoro svolto dalle consigliere di parità e anche naturalmente supportarle nelle loro attività. Quindi chiedo direttamente a loro quali compiti le consigliere di attività dovrebbero andare ad aumentare e questi fondi a che cosa dovrebbero servire per quale supporto. Grazie. Allora, per la replica, velocemente, chiedo prima alla dottoressa Giachetti e poi alla dottoressa Cianfriglia. Prego. Allora, l'aumento di fondi era correlato all'aumento di attività. Poi sì, sì. Chiedo anche a Tiziana se vuole precisare. L'aumento dei fondi era collegato all'aumento di attività di esecuzione di questa, di realizzazione della procedura di segnalazione, perché in quel momento c'è tutta l'attività istruttoria e poi di verifica successiva che evidentemente porta via notevole tempo. Tiziana, vuoi aggiungere qualcosa? Dobbiamo correre, chiedo scusa. Scusate, io ho dato la risposta molto velocemente. Vabbè. Sì, grazie. Allora, prego, la CIDA. Sì, aggiungo io brevemente che le consigliere di parità dovrebbero sia effettuare delle verifiche a campione con dei criteri in forma anonima, sia al tempo stesso agire sotto impulso di lavoratrici che si sentissero discriminate. Naturalmente, quanto più si intensifica il lavoro, tanto più sono necessari i fondi per operare, fondi che la stessa direttiva suggerisce di rintracciare attraverso un sistema di sanzioni che poi dovrebbero essere devolute all'operato delle consigliere di parità. Quindi anche questo noi riteniamo che sia un'impostazione coerente sulla quale insistere. Allora, la ringrazio. Allora, a questo punto vi ringrazio per i vostri contributi, ringrazio i colleghi e dichiaro chiusa l'audizione. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Ora, prima di passare...